amianto non sapevamo neanche cosa era. Amianto era polvere e basta. C'era tanto di quella polvere, se alzavo il braccio non mi vedevo la mano talvolta. Migo lavora anche con l'amianto a Lansaldo, c'è anche la pensione per questo, però per adesso i polmoni messi a posto, meno male. Territorio di Monfalcone e dei dintorni, cioè il tradizionale bacino di manodopera per cantieri navali, conta circa 60.000 persone. E qua si contano a centinaia i morti. La tragedia di operai innocenti e ignari sterminati dall'amianto. Si è consumata qui una tragedia silenziosa, nascosta, di cui nessuno parla, eppure colossale. Le prime osservazioni sugli effetti cancerogeni dell'amianto risalgono agli anni 30. Il dottor Wells nel 1965 denuncia la pericolosità di queste fibre malefiche, eppure l'amianto verrà usato a tonnellate, senza precauzioni alcune, soprattutto nei porti e nei cantieri navali, sparsi lungo le coste della penisola italiana da nord a sud. Come nei cantieri navali di Monfalcone, Fincantieri, la grande azienda di Stato considerata una grande madre dalla popolazione locale. Mio marito povero, morivano tutti i suoi compagni e lui mi diceva sempre che lui non arriverà a diventare vecchio con quello che ha visto in Fincantieri. Qui in mesotelioma sono morti a centinaia. Qui ancora il 50% dei decessi per carcinoma polmonare è attribuibile all'esposizione all'amianto. A Monfalcone e nei comuni attorno, negli ultimi 20 anni, per un cancro ai polmoni, sono morte 1.500 persone. Il prezzo che hanno pagato i lavoratori a Monfalcone è altissimo. Si parla di centinaia di vittime per aver lavorato all'interno del nostro stabilimento e aver dato letteralmente la vita per un lavoro che veniva sottopagato, molto spesso pagato anche al di fuori di tutte le regole, e con delle condizioni di lavoro estreme. Mio marito è andato in ospedale, ha fatto 4 giorni di pensione, a 52 anni si è ammalato. Quando mio marito si è accorto di essere ammalato, ha detto: per me non c'è scampo, tutti i miei colleghi sono morti, sono tutti morti. Difatti lui si chiedeva sempre cosa ho fatto io per essere condannato a morte. I nostri colleghi morivano, ma nessuno sapeva di cosa. Morivano già prima. Ma i nostri colleghi, un bel giorno è morto Gigi, un giorno è morto Beppe, l'altro è morto quell'altro, ma nessuno sapeva di cosa è morto. Quando mi hanno trovato l'amianto nei miei polmoni, sono andato dal sindacato, anzi quella volta era la commissione interna, e gli ho detto: guarda cosa mi sta succedendo. Gli ho mostrato una carta. Non mi hanno nemmeno risposto, se ne sono andati. Migo lavorava con l'amianto a Lansaldo. Costava anche la pensione, ma sì, per fortuna per adesso non ho nessun problema i polmoni. Crisi della polvere, questa è la parola giusta, sacrosanta. Crisi della polvere, per volere di chi che sapeva, perché si poteva evitare. Si poteva evitare almeno in parte, non doveva morire tanto. Nel 74 il sindacato ha avuto il coraggio di dire al cantiere: dobbiamo fermare l'amianto perché l'amianto è cancerogeno. Il cantiere gli ha detto: sì, ma ormai abbiamo fatto dei contratti e finché non terminiamo questi contratti e l'operaio deve morire praticamente. Perché si è continuato a utilizzare l'amianto nei processi produttivi quando da decenni la comunità scientifica internazionale ne aveva denunciato gli effetti cancerogeni? Perché i lavoratori non sono stati informati dei rischi che correvano? Perché sono stati mandati allo sbaraglio come in una guerra a mani nude, piedi scalzi? Le vedove si ribellano e il 98 chiedono giustizia. Prima una, poi la vicina di casa, un'altra ancora della contrada accanto, si fanno forza, varcano la porta del tribunale di Gorizia e denunciano. Un fiume di esposti, forse 600. I loro mariti sono stati uccisi da quel mostro, per lo più chiamato mesotelioma pleurico, un cancro contratto non per cause naturali, ma maneggiando amianto, respirando quella polvere assassina nelle giornate di lavoro in Fincantieri.
sono stati mandati al massacro da chi sapeva che l'amianto non perdona e ha taciuto. Accusano le vedove degli operai di Monfalcone.